Ha inizio la cerimonia di conferimento del titolo di professore ad honorem in finanze aziendale e immobiliare a Walter Mainetti. Entra al Senato accademico. Entrano i docenti dell'area finanza, banche e assicurazioni del Dipartimento di Economia. Entra il magnifico rettore dell'Università di Parma, professor Loris Borghi. Prende la parola il magnifico rettore dell'Università di Parma, professor Loris Borghi. Autorità civili, militari e religiose, autorità accademiche, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori, porgo a tutti voi il più cordiale benvenuto a questa cerimonia dedicata a conferire il titolo di professore d'onorem in finanza aziendale e immobiliare al dottor Walter Mainetti. Tengo a sottolineare che per la nostra antica e gloriosa università questo non è un semplice momento celebrativo, ma vuole essere un momento di festa e di contenuti, perché entra a far parte della nostra comunità accademica come nuovo docente, un imprenditore che gode di fama internazionale, un protagonista prestigioso del mondo della finanza immobiliare. Walter Mainetti, oltre ad essere un noto e affermato imprenditore, è anche un amante della cultura e dell'arte in tutte le sue forme espressive, un generoso e sensibile mecenate che da anni, nonostante i suoi numerosissimi impegni professionali in giro per il mondo, contribuisce ad arricchire i nostri studenti in ambito economico con lezioni e seminari di indubbio valore. Meglio di me dirà il professor Gino Gandolfi, nostro docente di economia degli intermediari finanziari, che a breve ci darà lettura della motivazione che ha portato l'Ateneo a decidere di assegnare questo riconoscimento a Walter Mainetti, illustrandoci la sua brillante vita professionale e la sua straordinaria passione per la ricerca e per l'insegnamento. Non a caso nel 2013 Walter Mainetti ha ottenuto l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro per il settore industria immobiliare e finanza. Da parte mia ricordo che l'Ateneo di Parma assegna questo titolo onorifico con l'obiettivo di riconoscere il contributo di personalità di chiara fama sul piano scientifico, culturale, politico, sociale e sportivo. Il conferimento del titolo è approvato dal Senato accademico su proposta del Rettore e comporta che il professore d'onorem possa essere chiamato con il proprio consenso e a titolo gratuito ad effettuare conferenze, lezioni magistrali, seminari e altre saltuarie attività didattiche all'interno dei corsi di studio dell'Università di Parma. Dunque il Senato accademico nella seduta del 26 luglio 2016 ha approvato all'unanimità la proposta del Rettore di conferimento del titolo per l'ambito economico aziendale disciplina finanza aziendale immobiliare a Walter Mainetti con la seguente motivazione.
per la sua lunga collaborazione con l'Ateneo in attività di ricerca e didattica nella materia dei fondi immobiliari, della quale rappresenta il precursore in Italia, e per i prestigiosi riconoscimenti e incarichi nazionali e internazionali. Dopo questa mia breve introduzione, il professor Gandolfi, come dicevo poc'anzi, illustrerà le motivazioni di questo conferimento dando lettura della laudatio. A seguire, il professor Mainetti, dopo la consegna del diploma di professore ad honorem in finanza aziendale e immobiliare, terrà la sua lezione magistrale. Credo, caro collega, che la presenza di tante persone qui oggi, e in particolare tanti giovani studenti, sia il segno tangibile dell'ammirazione e della profonda stima che la comunità accademica parmense desidera dimostrarle. Per l'impegno e la passione che lei ha donato in tutti questi anni al nostro Ateneo, tenendo numerose e apprezzatissime lezioni ai nostri studenti. Infinite grazie per aver accettato questo riconoscimento da parte dell'Accademia di Parma. Prende la parola il professor Gino Gandolfi, docente di Economia degli Intermediari Finanziari, che legge la motivazione di conferimento del titolo di professore ad honorem a Walter Mainetti. Magnifico rettore, autorità e illustri ospiti, cari colleghi e cari studenti, signore e signori, a voi tutti porgo il mio più cordiale saluto. È per me un privilegio, oltre che un vero piacere, poter esporre la laudatio di Walter Mainetti. Il profilo di Walter Mainetti è indubbiamente poliedrico. È un affermato imprenditore, un generoso mecenate e un amante della cultura e del bello. Si laurea all'Università La Sapienza di Roma con Aldo Moro e dall'illustre statista apprende l'interesse per le discipline sociali e la passione per gli studi storici, nonché la generosità nel dedicarsi all'insegnamento e agli studenti. L'esperienza imprenditoriale di Walter Mainetti si colloca nella tradizione delle due imprese di famiglia. L'una, nata nel 1910 in Italia e specializzatasi nel settore della carpenteria metallica. L'altra, con origine nel 1919 negli Stati Uniti d'America, sviluppatasi nell'ambito della realizzazione di strutture in ferro di rilevante portata innovativa. Attraverso società ancora esistenti all'interno del gruppo, viene fondata un'impresa specializzata in strutture in ferro multipiano, che si distingue sul mercato di New York, partecipando alla costruzione di importanti edifici, tra i quali nel 1923 l'ampliamento del New York Stock Exchange e nel 1928 la struttura dei Chrysler Building. Nel nostro paese i settori di produzione interessano inizialmente la meccanica di precisione e le componenti per l'edilizia, per svilupparsi nel secondo dopoguerra con appalti di grandi impianti tecnologici per conto di committenti pubblici e privati. Dalla metà degli anni 70, Walter Mainetti inizia ad occuparsi del gruppo di aziende, di cui la sua famiglia aveva il controllo, operanti nel settore immobiliare e delle costruzioni. Lavora sia in Italia che all'estero, ricoprendo varie cariche in società finanziarie, immobiliari e di costruzione, esercitando funzioni dirigenziali sia per operazioni immobiliari che finanziarie. Dal 1999 ha ristrutturato le varie società e imprese, sia in Europa che negli Stati Uniti, introducendo la denominazione e il marchio Sorgente Group ed indirizzando principalmente l'attività verso l'industria immobiliare e la finanza, con lo scopo di effettuare investimenti e costituire fondi immobiliari. Oggi Walter Mainetti è l'amministratore delegato, nonché l'azionista di riferimento di Sorgente Group, l'holding italiana del gruppo che opera nei settori della finanza, del risparmio gestito, dell'immobiliare, delle costruzioni in proprio, del restauro e delle infrastrutture. Controlla inoltre per l'Italia società dedicate alla comunicazione e all'editoria, basti pensare al Foglio Quotidiano e alla recente acquisizione del 30% della Gazzetta del Mezzogiorno.
Le società immobiliari, finanziarie e di servizi immobiliari sono circa 70, situate in Italia e all'estero, con uffici operativi a Roma, Milano, New York, Lussemburgo, Londra e Singapore. Nell'ambito del gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello gestito, si pensi al 31 dicembre dell'anno scorso, è di oltre 5 miliardi di euro. Le persone impiegate sono oggi più di 800. A coronamento della straordinaria attività imprenditoriale, come ricordato dal nostro magnifico rettore, Walter Mainetti è stato insignito nel giugno 2013 delle onorificenze di Cavaliere del Lavoro per il settore industria, immobiliare e finanza. Le scelte imprenditoriali di Mainetti sono connotate da una filosofia di investimento che poggia sulla selezione di immobili irripetibili. Ne sono esempi gli acquisti di immobili iconici in tutto il mondo: i Chrysler Building di New York, il Flatiron Building di New York, il Fine Arts Building di Los Angeles, la Clock Tower di Santa Monica e i castelli francesi di Mirabeau e Codignan. Aspetto fondamentale è anche il restauro come arte e preservazione dell'identità storica dell'edificio. Come esempio valgono la valorizzazione del Palazzo del Tritone a Roma, la Galleria Alberto Sordi già colonna a Roma e la sede romana della Fondazione Sorgente all'Aventino. L'attività imprenditoriale si lega da subito ad un'iniziativa di mecenatismo e di solidarietà con la costituzione della già citata Fondazione Sorgente Group, che raccoglie opere archeologiche di cultura greca e romana di esclusiva importanza per l'iconografia rappresentata, colonne e capitelli in marmo antico e dipinti dal XV al XVIII secolo, prevalentemente di Guido Reni e del Guercino. Le opere d'arte della Fondazione vengono esposte e studiate in tutto il mondo e vengono organizzate a questo fine esposizioni e pubblicazioni con i maggiori esperti delle materie. Il suo mecenatismo lo porta inoltre a sostenere ricerche anche in campo medico e a finanziare numerose iniziative culturali ed altrettante associazioni. A puro titolo d'esempio, l'Accademia di Santa Cecilia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Teatro dell'Opera di Roma e la Galleria Borghese. La sua azione di solidarietà, però, guarda anche agli ultimi, sostenendo San Patrignano, la comunità di Sant'Egidio e il campus biomedico di Roma. La sua passione per lo studio, la ricerca e l'insegnamento lo hanno portato a progettare nel 2007, in collaborazione con l'allora Facoltà di Economia dell'Università di Parma, in particolare nella persona del collega e amico Claudio Cacciamani, l'insegnamento di economia e finanza immobiliare, uno dei primi in Italia a porsi l'obiettivo di fornire le competenze economiche e finanziarie per operare in campo immobiliare. L'insegnamento nasce dalla partnership tra Sorgente e il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma, anche in risposta alle numerose ricerche condotte sulla finanza immobiliare e sui fondi immobiliari in particolare. Tra queste desidero ricordare la ricerca del sentiment immobiliare tra gli operatori del mercato. Il sentiment, ideato da Walter Mainetti, è una rilevazione dal profilo qualitativo finalizzata a individuare le aspettative espresse dalle varie filiere dell'industria immobiliare nei 12 mesi a seguire. Insieme al sentiment immobiliare nasce l'indice FIUPS, acronimo di Federimmobiliare, Università di Parma e Sorgente Group S.P.A. Tale indice è l'elaborazione grafica del sentiment immobiliare, una valutazione che intende misurare su base quadrimestrale le aspettative degli operatori appartenenti a tutti gli ambiti afferenti al settore immobiliare. L'attività di studio e di ricerca scientifica di Walter Mainetti, maturata in 10 anni di insegnamento a contratto presso il nostro Dipartimento di Economia, si è inoltre incentrata su temi di economia e finanza immobiliare e si è concretizzata nella pubblicazione di numerose opere anche a contenuto monografico. In conclusione,
Walter Mainetti è un imprenditore illuminato, sensibile e generoso, ricco di preziose qualità umane, scientifiche e professionali. Durante i 10 anni di frequentazione, durante i quali possiamo dire ormai il professor Mainetti ha donato ai nostri ragazzi preziose e apprezzatissime lezioni, vi devo dire io ho capito compiutamente il significato di una celeberrima frase di Plutarco: i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da illuminare. Sono queste le ragioni per le quali il magnifico rettore e il senato accademico hanno deciso di nominare Walter Mainetti professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma nell'ambito economico-aziendale per la specifica disciplina finanza aziendale e immobiliare. Grazie. Il magnifico rettore consegna l'attestato di conferimento del titolo di professore ad honorem a Walter Mainetti. Smette per favore. Tenga lei. Tenga lei. Repubblica Italiana, in nome della legge, noi, professore Loris Borghi, rettore dell'Università degli Studi di Parma, visto le linee guida per il conferimento del titolo di professore d'onorem approvate dal Senato Accademico con delibera numero 530 17 819 del 23 novembre 2015, visto la delibera del Senato Accademico numero 538 del 26 luglio 2016, con la quale è stata approvata la proposta di conferimento a Walter Mainetti del titolo di professore d'onorem per l'ambito economico-aziendale, visto il decreto rettorale numero 2094, protocollo numero 121-368 del 28 luglio 2016, con cui si conferisce a Walter Mainetti il titolo di professore d'onorem dell'Università degli Studi di Parma per l'ambito economico-aziendale, per la specifica disciplina di finanza aziendale e immobiliare, proclamiamo Walter Mainetti, nato a Roma il giorno 28 ottobre 1947, professore d'onorem in finanza aziendale e immobiliare, e gli conferiamo il presente diploma, dato dall'Università di Parma a D 16 dicembre 2016, firmato il direttore generale Silvana Blondi, il rettore Loris Borghi. Mi consenta professor Mainetti, lei è un amante dell'arte, questa è un'opera d'arte. Le leggo la presentazione della pergamena per lei, da parte dell'autore dell'opera Giorgio Tentolini. La prassi operativa del quadro inizia dall'immagine che si delinea nell'atmosfera surreale del bianco grazie ad un gioco di intagli a vari livelli di profondità che ne scandisce le variazioni chiaroscurali. 5 stratificazioni che permettono così, una volta sovrapposte, di ottenere un'immagine altra e diversa rispetto a quella iniziale, ancora più emozionante ed evocativa perché indagata mediante un materiale puro e diafano quale la pergamena. Una sorta di fascinazione per il tempo, inteso sia storicamente come tempo dell'arte, ma anche quale tempo del fare,
Gli strati di carta diventano allora metafora di indagine e di scavo nel passato. Ciò che emerge è la memoria profonda, costretta ad una continua interrogazione sui paradigmi con i quali interpretiamo la realtà di oggi. Siamo noi a scegliere se perderci nel seguire la complessa articolazione dei piani spaziali, rigenerando il processo costruttivo dell'immagine, o se percepire la figura, il soggetto, come unità di materia e spirito, passato e presente. Grazie alla coabitazione nell'opera tra la parte stampata e la sovrapposizione dei fogli incisi, il soggetto ricreato appare come una tettonica degli elementi consci e inconsci, di memorie e desideri, di paure e felicità, che appartengono appunto stratificati ad ognuno degli uomini. Questo accompagna, è una nota dell'autore. Sì. I doni non sono finiti. No. No. Ce n'è un altro. Lei da oggi appartiene, come professore d'onore, alla nostra università, e quindi la nostra università le fa omaggio della storia dell'Università di Parma, che a questo punto è anche la storia della sua università. Prende la parola il professor Walter Mainetti, che illustrerà la sua lezione magistrale. Io sono particolarmente emozionato e onoratissimo per questa nomina e per questa cerimonia così bella che avete voluto dedicarmi. Ringrazio il magnifico rettore, il professor Borghi, il senato accademico tutto, il prorettore Gino Gandolfi, che mi è stato tanto vicino, il professor Cacciamani, tutti i presenti, tutte le autorità presenti e tutti gli studenti. Sono veramente onorato di essere qui. Mi è difficile trattenere la commozione, però cercherò. Parlare di se stessi è sempre un po' difficile, ma qualche volta è obbligatorio, e quindi dividerò questo mio intervento in quattro parti. L'azienda, che peraltro è già stata sinteticamente percorsa dal professor Gino Gandolfi, l'impegno nell'arte, quindi la finanza e arte, perché io cercherò di dire in questo mio intervento di parlare come quando faccio le lezioni qui, ho fatto le lezioni qui all'Università di Parma, quindi sempre con un risvolto dall'insegnamento, l'impegno nell'università, e poi vorrei fare un cenno sul mercato immobiliare verso la fine. Come diceva il professor Gandolfi, il nostro gruppo ha origini antiche, della mia famiglia. Io non ho ereditato una fabbrica che si è ingrandita nel tempo, ma una forte tradizione imprenditoriale ed una serie di rapporti, e tanti sono stati gli avvenimenti negli ultimi 100 anni, e quindi la mia esperienza si fonda e si colloca in queste tradizioni di queste due imprese, una che lavorava a Roma, nata nel 1910, e un'altra a New York nel 1919. Prima della Grande Guerra questa azienda si occupava di carpenteria leggera, media, pesante, e dopo la Grande Guerra anche di meccanica di precisione, però ebbe sempre al suo interno un settore di artigianato raffinato, tant'è che prese in appalto tutte le opere in ferro del Vittoriano di Piazza Venezia, tra cui la cancellata che funziona tuttora. Anche il Ministero degli Interni, tutte le componenti in ferro sono state fatte da questa azienda su disegni dell'architetto Manfredo Manfredi.
Nel 1943 tutte le attrezzature di questa impresa furono requisite durante l'occupazione tedesca e quindi nel 1946 si dovette ricominciare da capo, mio padre dovette ricominciare da capo, però non si perse d'animo e si dedicò all'impiantistica industriale. Furono più di 100 gli impianti industriali, gli impianti tecnologici, ne cito qualcuno, il sincrotrone di Frascati, al quale lui teneva tanto, nel 1958, lo stabilimento dell'Alfa Romeo di Arese nel 63, gli stabilimenti della birra Peroni e della Chinotto Neri nel 70-71 e le acciaierie di Terni e di Taranto. Poi, alla metà degli anni 70, io entrai in azienda e mi dedicai all'edilizia economica e popolare, cioè una specie di housing sociale, così direbbe oggi, e costruimmo più di 1.500-1.600 unità immobiliari e diversi centri commerciali. Nel 1919, intanto, si era stata fondata la parte newyorkese. Mio nonno organizzò un'azienda dove i capimassi erano tutti lombardi, perché mio nonno era del Lago Maggiore, con indiani intesi come nativi americani, specializzata nel montaggio delle strutture in ferro. Fu fortunato perché in quel periodo New York ebbe un grandissimo sviluppo, non solo grandissimo sviluppo, ma anche un periodo fortunato per la bellezza delle opere dell'Art Deco, di cui oggi se ne possono vedere varie testimonianze. Quindi nel 23 fu costruita l'addition del New York Exchange, su disegno di Trowbridge e Livingston. Nel 24 l'American Standard Building, un edificio, quello il secondo da sinistra, che allora era chiamato Radiator Building dell'architetto Hood, il New York Telephone Building nel 26 e poi il celeberrimo Chrysler Building di Van Allen nel 1928. Dopo potremo vedere anche un filmato inedito di questo montaggio del grattacielo. Nel 1929 questa azienda si fermò per la crisi della borsa e quindi diventò un'azienda immobiliare e rimase ferma praticamente per molti anni. Alla fine degli anni 90 io ristrutturai sia in Europa che negli Stati Uniti tutte le aziende in un unico marchio chiamato Sorgente Group, e l'attività fu indirizzata verso la finanza immobiliare. Finanza immobiliare per unire i nostri mezzi a quelli di terzi, per poter quindi avere più possibilità per investimenti maggiori e per far partecipare il maggior numero di persone all'acquisto di immobili. E quindi nel 1999 costituimmo Sorgente SGR, io avevo partecipato all'elaborazione della normativa, e costituimmo due fondi, Michelangelo e Caravaggio, in omaggio all'arte. Il meccanismo sul quale basavo questa nuova attività era la ricerca dell'equity, cioè molto spesso in Italia gli imprenditori si indebitano troppo, secondo me. Invece io ho preferito associare, il concetto era questo, associare investitori istituzionali importanti per aumentare la possibilità di investimento. Infatti nel 2001 avevamo già raccolto 105 milioni e siamo arrivati a raccogliere 2 miliardi nel 2015. E come diceva il professore prima, il nostro patrimonio tra amministrato e gestito è di 5 miliardi. Però dobbiamo almeno raddoppiarlo questo patrimonio, perché per avere un'azienda a livello internazionale e poter competere dobbiamo ne averne almeno 10. Quindi la strada è ancora lunga e speriamo di riuscirci. La nostra filosofia di investimento è appunto quella basata sugli immobili ripetibili e irripetibili. Che cosa significa questo? Cioè ci sono degli immobili che non possono essere ripetuti perché si trovano nei centri storici delle città, sono vincolati, e secondo noi quegli immobili sono quelli che hanno maggior probabilità di incremento nel tempo.
questa piramide che vedete, non la spiego tutta, sarebbe lungo, però è quella che noi andiamo a spiegare ai nostri investitori quando raccogliamo l'equity necessaria. Dividiamo gli immobili trofi, iconici, storici, di high quality. Trofi sono quegli immobili che rappresentano la città stessa, per esempio il grattacielo Pirelli di Milano, oppure il Chrysler Building di New York, oppure la Galleria Colonna o Alberto Sordi di Roma. E sono quegli immobili che, una volta che entrano nel nostro gruppo, noi cerchiamo di non farli uscire più, magari cambiamo l'investitore, però cerchiamo di tenere gli immobili. Essenziale è perché un immobile poi sia trofio, iconico, e l'ubicazione, l'architettura, la sua storia, il rendimento sempre, l'ecosostenibilità, perché oggi questo è obbligatorio, e avere sempre dei partner di spicchiata onestà. In questo modo noi abbiamo fatto come una collezione di immobili, come nelle collezioni d'arte il valore è maggiore della somma dei singoli beni. Il nostro concetto è quello di far partecipare il più possibile numero di soggetti a questa proprietà, a questa collezione, e quindi attraverso l'investimento di enti di previdenza, di assicurazione, noi possiamo dire che oggi abbiamo indirettamente 700.000 persone che gravitano intorno ai nostri investimenti. Il primo di questi che vedete è il Chrysler Building, che mio nonno montò nel 1928 e che noi riuscimmo a comprare nel 2005. Comprammo con un meccanismo complesso, perché poi, ecco, quando all'università, quando alle lezioni spiego questi acquisti, spiego anche, dato che ci troviamo nella facoltà, nel dipartimento di economia, cerco di spiegare anche tutti questi meccanismi, cercando di chiarire il fisco americano come vede tutti questi passaggi. Noi siamo arrivati ad avere la maggioranza del 75% del Chrysler. Poi lo pagammo 432 milioni e l'abbiamo rivenduto in piena crisi per 888 al Fondo Sovrano di Abu Dhabi. Purtroppo io non avrei voluto tenerlo, ma mi hanno detto gli altri partner, dice, se lo vuoi tenere te lo compri tu e ci sostituisci. Quindi non fu possibile. Però con il ricavato di quella vendita comprammo la maggioranza del Flatiron Building, che a New York è considerato più bello del Chrysler, anche come ubicazione, uno degli immobili più famosi del mondo, un immobile del 1902, quindi siamo tornati indietro nel tempo. E questo fatto del Flatiron è ancora più complesso nei suoi meccanismi di funzionamento. Questi grandi immobili appartengono a delle famiglie molto note che nel tempo si sono frazionate, quindi è estremamente difficile, bisogna comprarne prima un pezzo, poi un altro pezzo, e partecipare a tutto questo mosaico che voi vedete, e a questo gli studenti sono sempre molto interessati quando gliene parlo. Ci vuole un'ora per spiegare soltanto questa struttura. Così abbiamo comprato sempre a New York l'immobile di Green Street, o meglio due palazzi in cast iron, cioè in ghisa, che abbiamo ristrutturato con dei loft, e poi altri tre palazzi a White Street del 1869, il famoso Fine Art Building di Los Angeles, un edificio disegnato da Walker e Eisen, che progettarono anche il Clock Tower Building di Santa Monica, che ha un orologio particolare, quello che vedete sulla sommità, perché pur avendo quattro facciate ha un solo meccanismo. Andando lassù si vede un bellissimo oceano Pacifico e questo meccanismo particolare che lavora contemporaneamente su quattro facciate. E poi in Italia la Galleria Colonna, che noi chiamiamo Galleria di Piazza Colonna, perché adesso si chiama Galleria Alberto Sordi, dell'architetto Carbone, dove transitano 28.000 persone al giorno. Sopra ci sono alcuni ministeri della Presidenza del Consiglio. È un immobile molto, molto particolare, è stato comprato con uno dei nostri fondi. E poi la nostra sede di Via del Tritone del 1910, che coincide con la nascita della nostra azienda italiana. E poi questo bell'immobile della Rinascente, che non piace a tutti i romani, però è un immobile di Franco Albini, di
Franca Hell del 1957, che rappresenta un po' una stilizzazione di un palazzo romano, perché al cornicione la facciata ha un colore pozzolanico, che era è un materiale che viene usato molto a Roma, e dentro c'è una bellissima scala elicoidale che ricorda i disegni di Borromini. Anche a Milano abbiamo questo bellissimo immobile di Via Senato del 1909 dell'architetto Campanini, un immobile vincolato Liberty, bello soprattutto al suo interno, oppure quest'altro immobile di Piazza Cordusio di fine Ottocento, e poi la Rinascente di Monza del 1930, il castello di Codignac e il castello di Mirambeau, che è stato ricostruito tra il XVI e il XIX secolo, che adesso è trasformato in albergo con 40 camere. Questo immobile modernissimo dell'architetto Camponovo è in Svizzera a Lugano ed è un edificio a uffici dove aveva sede la Fiat, e adesso ci sono altre banche, di Bianco di Carrara. E quindi oggi siamo arrivati ad avere una struttura del gruppo molto complessa, fatta di 4 holding, una in Italia, una in America, un'altra in Lussemburgo, una in Inghilterra, con molti uffici. Abbiamo lanciato 34 fondi, tante sono le società immobiliari, di cui 3 alberghiere. Abbiamo al nostro interno anche una società quotata alla Borsa di Milano che deve fare un aumento di capitale. Questo sempre per cercare di allargare la base dei nostri soci. Una società specializzata per i restauri. Una società editoriale, la Musa, abbiamo poi 2 SGR, Sorgente e Quorum. E lavorano con noi più di 800 persone, adesso quando completeremo l'acquisto della Gazzetta del Mezzogiorno sfioreremo le 1000 unità. Io ringrazio tutti questi collaboratori, senza i quali chiaramente tutto questo non sarebbe stato possibile. E poi, ecco, adesso arriviamo alla seconda parte, quella dello stile italiano e dell'arte come comunicazione. Noi dobbiamo affrontare i mercati esteri. Noi italiani, a noi italiani in fatto d'arte non può dire nulla a nessuno. E quindi ho cercato, con questa slide che ho fatto insieme al premio Oscar Dante Ferretti, di chiarire che cos'è l'Italian Fair. Quindi qui c'è l'arco di Costantino, il Davide Michelangelo, una Ferrari GTO, un abito di Valentino, la Vespa che guidava Gregory Peck insieme a Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane, un set cinematografico, il Colosseo, la Colonna Traiana, i Fori Imperiali sulla sinistra, e in fondo sotto l'arco c'è un immobile. E quindi io spiego sempre, spiegando questa agenda, questa slide, che l'arte è anche architettura, e l'architettura è arte, perché questa sembra una cosa un po' strana. Per l'arte si pensa spesso che sia soltanto, che so, la pittura, la scultura, invece anche l'architettura è arte. Questo è un ottimo sistema per far capire l'investimento in immobili particolarmente interessante e importante. Quindi l'arte come comunicazione ci è stata molto utile, e noi abbiamo fondato per questo una fondazione, quindi non soltanto per la passione, che chiaramente senza quella non si può fare, non se ne potrebbe fare a meno, ma anche proprio come strumento di comunicazione. Abbiamo acquistato con questa fondazione varie opere di Guercino, le abbiamo comprate soprattutto all'estero e le abbiamo riportate in Italia. Siamo tra i maggior collezionisti di Guercino, ma anche di Guido Reni, in particolare della scultura antica greco e romana. Abbiamo una collezione dei ritratti Giulio Claudi, Marcello, Gaio e Lucio Cesare, Germanico, Antonia Agrippina, che abbiamo esposto alle Scuderie del Quirinale. A questo punto però dovrei fare un cenno. È doveroso per me parlare di Paola, di mia moglie, non solo per gli incoraggiamenti che lei mi ha dato, ma per un'autentica e indispensabile collaborazione. Ha fatto degli studi di scenografia, sua è la denominazione del marchio Sorgente, l'ha inventato lei, ha una grande capacità creativa e cromatica, una capacità per l'accostamento dei colori, una memoria fotografica che ci è indispensabile per l'acquisto delle opere. E lei ha curato le esposizioni e le pubblicazioni della Fondazione, che sono molte, con la nostra casa editrice, quella di Marcello, che fu esposto al Palazzo Massimo
al Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano, un altro è quello di Dionisos e la statua di Pappo Sileno a Palazzo Altems, l'Art Nouveau del Palazzo del Tritone, l'Atena Niche, che è del IV secolo a.C., che è stata ricostruita con la luce, i Giulio Claudi, come dicevo prima, che sono stati esposti al Quirinale e al Petit Palais di Parigi, e la collezione di gioielli antichi, romani e greci, esposta al Metropolitan di New York, il Codice Clavio, insieme alla Compagnia di Gesù, Clavio era un amico di Galileo e tutti i suoi codici sono stati digitalizzati grazie al nostro contributo ed oggi si possono vedere sul web. La Fondazione, oltre a questo aspetto di esposizioni e di pubblicazioni, si occupa anche di restauri più delicati come quello del Palazzo del Tritone, il Castello di Mirabeau e la Galleria Colonna di Roma. In particolare l'ultimo restauro è stato la sede dell'Aventino. Noi abbiamo all'Aventino una sede molto particolare, che è quella che vedete al centro, quella villa che si vede al centro. Ma sulla destra ci sono dei ruderi romani, delle terme, sulle quali poggia una costruzione dell'anno 1000, dove avevano probabilmente risieduto gli imperatori del Sacro Romano Impero, tra cui Ottone I, il quale con il decreto imperiale del 962 conferì al vescovo di Parma, Auberto, l'istituzione per una scuola superiore di diritto indirizzata per la professione notarile. E noi probabilmente, io non so se sia stato firmato in quel palazzo il decreto, però è un fatto che mi unisce ancora di più a questa prestigiosissima università, della quale oggi vengo a farne parte in maniera più ufficiale e che mi riempie di orgoglio. Naturalmente ritengo che l'Università di Parma sia la più antica, probabilmente una delle più antiche del mondo. Spero che si possano presto scoprire altri documenti per verificarne l'esatto inizio. Poi, per dotare il nostro gruppo di un braccio operativo nei restauri, la Fondazione sarà la nostra sovrintendenza, abbiamo acquisito però un'altra società, l'Archires, o Archires, come pronuncio io, ed è la divisione dei nostri restauri, proprio la divisione operativa. Ha fatto dei lavori splendidi, le terme di restauro, chiaramente, le terme di Caracalla, parte del Colosseo, Fontana di Trevi, la Domus Tiberiana nella casa di Augusto al Palatino, gli orti farnesiani, il casale dei Quintili, questo solo per citarne qualcuno. A questo proposito di questi bellissimi restauri, io voglio fare un complimento sempre al magnifico rettore e all'università per l'abbazia di Valserena, che io ho avuto l'onore di visitare quest'estate, che dovremo fare il più possibile per poterne divulgare l'efficienza e la bellezza. Oltre ai libri inerenti alle esposizioni, la nostra musa editrice ha pubblicato 3 libri sui nostri immobili, il Tritone, la Galleria Colonna e il Flatiron, e libri sulle nostre ricerche, Matteo Ricci, i porti di Roma e il porto di Ripetto e su Selinunte. Come diceva prima il professor Gandolfi, abbiamo anche un settore per l'editoria, è una nuova avventura quella della stampa, abbiamo acquisito la maggioranza del Foglio e nel 2016 il 30% della Gazzetta del Mezzogiorno. I lettori del Foglio sono circa 30.000 e quelli della Gazzetta mi dicono 400.000, però le copie stampate sono 50.000, evidentemente se li scambiano molto in altre. Questi sono i dati per l'accertamento della diffusione. Sono 20 giornalisti nel Foglio e 111 quelli della Gazzetta. Io devo ringraziare per questa attività dell'editoria il consigliere delegato di Musa, che è qui, Ilaria Fasano, che mi aiuta, anzi sono io che aiuto lei in questa attività non facile, perché i giornalisti non sono persone facilissime. E quindi arrivo all'ultima parte, alla penultima parte del mio
della mia lezione e vorrei parlare un po' dell'università. Io mi sono laureato a Roma, sono stato allievo di Aldo Moro, ho fatto la tesi con lui. Quello che vorrei dire è che i suoi insegnamenti, perché lui rimaneva dopo le lezioni sempre una mezz'ora nei corridoi per parlare con noi, aveva grande attenzione per i giovani e ci ha sempre raccomandato di frequentare il più possibile l'università come punto di osservazione del mondo, per vedere come, dove sarebbe, si sarebbe diretta la società. E io ho sempre cercato di seguire questo suo consiglio, questo suo insegnamento. L'attività imprenditoriale mi ha sempre preso la maggior parte del tempo, ma ho sempre cercato di vivere l'università, sia all'inizio con delle lezioni negli anni 70, ma poi con un centro studi che si chiamava IF, di cui il presidente Moro ne prese la paternità. Ho cercato di istituire borse di studio, ho aiutato per quanto possibile con l'azienda la ricerca e l'università del campus biomedico di Roma. E poi 10 anni fa con il professor Cacciamani è iniziata la collaborazione con questa prestigiosa università, allora era la facoltà di economia, ora il dipartimento di economia, con il corso di economia e finanza immobiliare all'interno della laurea specialistica in finanza e risk management. Devo ringraziare le persone qui che mi hanno aiutato, come il dottor Palermo, che è qui, che mi assiste durante le lezioni e ne tiene anche di brillanti. Lezioni che vertono ovviamente sui fondi immobiliari, ora sulle SICAV, sulle SIQ, la storia della finanza immobiliare e il mercato immobiliare e tante altre ancora. Come diceva prima il professore, anche parlava del sentiment e dell'indice FIUPS. Sentiment è un'idea che mi venne di cercare di vedere qual era l'orientamento dei vari operatori, cioè che cosa pensano del mercato immobiliare, come saranno i prossimi 6 mesi, il prossimo anno. E per questo intervistiamo un certo numero di broker, di progettisti, di developer, di operatori del property, della facility, di ingegneri, architetti, tecnici. Ebbene, un certo risultato che poi graficizziamo con questo indice FIUPS. Come vedete è più o meno costante, è con una tendenza sempre rivolta verso l'alto, per cercare evidentemente di prendere quello che dovrebbe essere l'incremento del mercato immobiliare che tutti aspettiamo da anni. Io continuerò chiaramente a collaborare con l'università e con il professor Cacciamani, con il laboratorio che abbiamo istituito insieme, istituiremo dei premi di laurea, ne parleremo insieme. Abbiamo insieme pubblicato dei libri sui fondi immobiliari ad apporto specializzati, uno nel 2006, un altro nel 2012. Sempre nel 2012 ho scritto due capitoli, la legislazione dei beni nazionali e l'esperienza della Repubblica Romana e la nascita della finanza immobiliare moderna, nel libro Real Estate del 2012. Io poi mi sono un po' specializzato nelle ricerche di storia e della finanza immobiliare. Insieme al dottor Bellardo abbiamo scritto delle dispense un po' particolari, la politica agraria e distribuzione di terre nella Roma repubblicana, l'esperienza di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico nell'Italia post-unitaria, la speculazione edilizia dell'Italia di fine 800, le esperienze italiane moderne. Devo dire che agli studenti questa parte della storia della finanza magari interessa un po' meno dell'attualità. E ricordo che una volta avevo fatto una lezione facendo un paragone tra le terre che aveva distribuito Cesare ai suoi legionari e i mutui subprime. Io mi rendo conto che ci vuole un po' di fantasia, però tutto sommato era un sistema con cui il governo cercava di tenere buoni determinate situazioni. Però loro, poi avevamo fatto nella stessa lezione, il dottor Palermo aveva invece parlato del business plan. Io dico business plan, alcuni dicono business plan, e i ragazzi preferirono il business plan.
perché indubbiamente era più attinente, guardano più al futuro evidentemente, però la storia, come sapete, è maestra di vita. Vorrei arrivare infine a parlare del mercato immobiliare attuale, che ci lascia tutti noi operatori un po' perplessi e con ansia. Il mercato immobiliare italiano è ampio, in termini macroeconomici ha oltre 3 miliardi di metri quadrati e vale, calcolando 1.300 euro al metro quadro, vale 4.100 miliardi, quasi il doppio del debito pubblico. Cioè, se vendessimo tutti gli immobili potremmo pagare il debito pubblico, teoricamente, e avere altri 2 miliardi di in avanzo. Trovo basso questo 1.300 euro al metro quadro, e che questa valutazione dipende dalla situazione del paese. Se l'Italia migliorasse economicamente questo valore salirebbe, perché in Francia per esempio è quasi il doppio, loro si lo considerano intorno alle 2.000 euro al metro quadro. Tra l'altro il peso del settore immobiliare è importante, è il 20% del PIL, calcolando anche le rendite che ci sono, e rappresenta l'8% della forza lavoro, quindi un settore economico fondamentale con 2 milioni di addetti, che però soffre ancora di stagnazione. Però qui c'è questo grafico che ci incoraggia un po'. Come vedete è una sinusoide, è divisa in 5 parti, partiamo dal 1958, nel quarto settore, quello che va dal 2000 al 2016, come vedete c'è stato il picco del 2006, poi la discesa, e nel 2018 finalmente il mercato dovrebbe risalire. È un'ipotesi, e noi tutti ci auguriamo che sia così, per noi, per il nostro lavoro, ma soprattutto per l'Italia. Purtroppo i consumi interni non aumentano. In questo momento il consumo del cemento pro capite, quello normale, non cresce. Per esempio le High Street di New York aumentano, cioè il centro diventa sempre più grande, il centro di Roma, cioè l'High Street, sta diventando sempre più piccolo. Speriamo di aver toccato il fondo della piscina e che questo grafico sia veritiero e che rinizi la salita dall'anno prossimo. Certo, quello che si può dire è che le compravendite e i prezzi seguiranno una tendenza che vedrà la crescita delle prime e una sostanziale stabilizzazione dei secondi, che però torneranno ad aumentare dopo il 2018. Ecco, io avrei finito questa relazione e lezione e vorrei, se possibile, proiettare questi due video. Uno riguarda il Flatiron Building.
Mr. Burnham e Harry Black, che era il costruttore, su questo avamposto in vetro che era stato costruito contro la volontà dell'architetto, poi alla fine chiaramente prevalse il costruttore. Ora vediamo l'ultimo video, quello del Chrysler Building.
Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie per l'attenzione, per la considerazione, per l'amicizia. Grazie, non lo dimenticherò mai. Grazie tantissimo. Prende la parola il professor Rinaldo Lampugnani, presidente dell'Associazione Alumni Amici dell'Università di Parma. Buongiorno a tutti, come avete sentito sono il nuovo presidente dell'Associazione Alunni Amici dell'Università di Parma che l'amico Loris Borghi, rettore, ha voluto come, vedete, come giovane presidente, quindi potete sorridere, ma indubbiamente l'entusiasmo e la passione che riusciamo a mettere in questa nuova associazione di cui Walter Mainetti è un nostro socio, ci spinge a prevedere un futuro abbastanza roseo, visto che la nostra volontà è quella di unire, forse cercando di imitare un po' anche nelle parole di Walter e soprattutto in quello che ha fatto, delle piccole cose che vorremmo fare noi per la città, e quindi unire meticolosamente ma anche con contaminazioni abbastanza diversificate la città e l'università, che qualche volta non viaggiano contemporaneamente su uno stesso binario. La nostra ambizione è quella di stimolare quello che è il contenuto alto della didattica universitaria e anche dell'impegno universitario in quello che la città dovrebbe invece capire e quindi svolgere un ruolo altrettanto importante proprio in questa unione che dovrebbe diventare un binomio essenziale, perché riteniamo che una vera città universitaria sia la città e l'università, e quindi vedere le cose insieme, svolgerle insieme, ma soprattutto recuperare quella forza che anche la nostra comunità cittadina ha e che ha visto gli studenti in alterni momenti come una, indubbiamente un risveglio anche di motori innovativi, ma non sempre ne ha dato la forza utile per unirla all'università stessa. Questo è un po' il nostro compito, quello di fare da ponte o da trade union fra queste due forze. Il rettore ha un sogno, ha messo sempre al primo posto lo studente. Noi vorremmo mettere al primo posto lo stesso studente che vive nella città e nella sua università, ma abbiamo bisogno anche dei cittadini. L'associazione raccoglie differenti pensieri, differenti strategie, differenti idee, e proprio da queste diversità riteniamo che, spaccando alcuni schemi un po' tradizionali, un po' fermi, si riesca a innovare questo progetto e a darne la forza, quella che io vorrei chiamare una forza energetica, non alternativa, ma libera, che possa costruire qualcosa di nuovo per tutti. Questa sera abbiamo istituito il primo evento, in genere un evento musicale, e l'abbiamo unito alla presenza del professor Walter Mainetti e anche alla presenza di molti studenti che sono invitati e che verranno a questo concerto. Ovviamente siete invitati tutti, e credo che la continuità nel prestigioso rispetto al professor Walter Mainetti sia quella di rivederlo questa sera presso l'auditorium del Carmine, anche qua, con un concerto che è un po' di rottura. Sono tre musicisti di fama internazionale con tre originalità. Uno ha un'origine
celtica e quindi suonerà il due arpe celtiche, è il più famoso al mondo, si chiama Vincenzo Zitello, ho detto il più famoso perché lo è veramente. L'altro è una, diciamo, matura rock star che è stata nei primi anni 70 in America e ha conquistato l'ottavo posto nelle classifiche mondiali, unico italiano, si chiama Vic Vergiat. Il terzo è Paolo Pasqualin, che è un grande percussionista che ha lavorato moltissimo con Pavarotti e oltretutto lavora oggi al Teatro alla Scala. Sono tre cose completamente diverse. So che abbiamo anche la quinta di Mahler presso l'Auditorium Paganini, che ci sottrarrà ovviamente un po' di persone, ma riteniamo che questo sia un motivo di innovazione totale proprio sulla scorta di quella diversità che unendo diventa una forza che può costruire delle modernità, delle innovazioni anche nell'equilibrio di una società. Grazie a tutti, grazie Walter Mainetti. Professor Lampugnani ha detto cose interessanti, ne ha dimenticata una. Tutte le persone che hanno partecipato a questa cerimonia sono invitate questa sera alle ore 21 nell'Auditorium del Carmine e potranno entrare gratuitamente grazie alla generosità del professor Walter Mainetti. Autorità, illustri ospiti, gentili signore e signori, la cerimonia è terminata. Vi ringraziamo per la vostra gentile partecipazione. Va bene. Mi toglie questo così.